Presidente, assessore, colleghi consiglieri, io partirei da queste ultime considerazioni. Non ho nessun motivo di difendere nessuno, in modo particolare della precedente amministrazione, ma anche l'atto di questa sera dimostra in maniera chiara che i consiglieri comunali nel corso degli anni non hanno saputo nulla e non faccio distinzione di consigliere comunale, tranne qualcuno forse che frequentava più stanze dell'amministrazione, per cui poteva sapere più degli altri. Ma siccome nessuno è mago, se qualcuno l'ha scoperto perché è cambiato il sistema di contabilità. È stata l'armonizzazione del sistema contabile, della nuova contabilità che ha consentito, attraverso il riaccertamento dei residui attivi e passivi, di poter fare luce. Per cui non c'è stato uno che improvvisamente ha scoperto la lampada di Aladino, ma è stata la normativa cambiata in termini di contabilità che ha consentito nel 2014, prima ancora di arrivare col 2015 e quindi già con il lavoro del riaccertamento, di cominciare a capire che qualcosa non andava. Poi è chiaro che negli anni precedenti gli addetti ai lavori hanno cominciato a capire anche qualcosa, l'ha cominciato a capire anche il commissario che nella relazione ha cominciato a scrivere qualcosa. Quindi dire oggi in maniera indistinta opposizione, maggioranza, sapevano, non sapevano, nascondevano. E lo dico, ripeto, senza volere difendere consigliere comunale del passato, del presente o del futuro. E perché i consiglieri comunali non potevano sapere? E la dimostrazione è nell'atto che avete consegnato oggi. Perché l'atto che avete consegnato oggi, assieme al gruppo Insieme, perché ha ritirato la propria iniziativa facendo una cosa unica, non è altro che un'operazione di propaganda, perché questo atto avrebbe potuto essere solo ed esclusivamente con una scritta proposta di nuove opere. Perché? Perché non è un piano di spese, perché è una proposta della Giunta per una rimodulazione della quota di avanzo vincolato dei fondi, perché al primo punto dice confermare la realizzazione delle opere già deliberate. Confermare la realizzazione delle opere già deliberate. E sono una sfilza di opere che sono state già deliberate da precedenti consigli comunali. E le è andate a trovare nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009. Ora ve lo spiegheremo meglio forse, altro che qui qualcuno ha scoperto la cona del Cagine. Era già presente e deliberata in piani di spesa precedenti. Anzi, aggiungo che anche l'anno scorso e anche 2 anni fa alcune cose si sono scritte su queste vicende che avete scritto qua, ma sono parecchie le cose. Dalla videosorveglianza era 2008-2009, poi tutta la parte che riguarda l'ampliamento del giardino Ebleo è già dal 2008, l'ampliamento del giardino Ebleo, la riqualificazione della salita del mercato, il recupero della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, la riqualificazione di Santa Lucia, eccetera, eccetera. Allora il problema qui è confermare la realizzazione delle opere già deliberate. Perfetto, perfetto. Bene, i consiglieri comunali che hanno votato nel 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, compreso noi, avevamo certezza che quello che veniva deliberato veniva poi fatto. Perché non è stato fatto? Perché c'è bisogno di scrivere qua, in questa propaganda, che si devono realizzare tutte queste opere come se fosse una cosa nuova? Io vorrei capire perché non sono state fatte. E perché sono messe qua? Perché non ha nemmeno senso essere messe qua, perché se sono già deliberate con tanto di piano di spesa, bisogna farle. E bisogna farle senza né sì, né no, né ma. Perché
recuperare le somme, ecco perché diventa importante capire queste somme perché sono perse nei meandri, ma non si può mettere qui come se fosse qualcosa di nuovo ciò che invece è stato già deliberato. Ma dovete spiegarlo perché. Perché non sono state realizzate? Io lo vorrei capire. Perché non sono state realizzate? Perché vengono messe qua? Qui c'è scritto, consigliere Porsen, che ci sono, sommano, ed è un lavoro eccellente fatto dall'eccellente ingegnere Leggio, 103 milioni 215, lo dico perché è così, perché nel corso degli anni la persona che ha impiegato di più in un lavoro anche certosino di andare a mettere realmente quanto si era deliberato, quante erano le entrate, quante sono state le uscite, e se penso si è potuto fare questo specchietto lo si deve a lui. E in questo specchietto ci sono 103 milioni 215 609 spesi al 31/12/2015, 74 milioni. 74 milioni, consigliere Porsenna, 103 milioni meno 74 milioni quanto fa? 30 milioni che non sono spesi. 30 milioni che non sono spesi. E sono all'interno di queste cose che avete messo qua, come se si scoprisse adesso che va a votare questa cosa, la città le deve ringraziare perché faranno la cona del Cagine, ma non dovrebbe poi ringraziare perché negli anni precedenti non le avete votate le stesse cose, perché si usciva per non votare queste cose. L'anno scorso io voglio ricordare che si è fatto un atto di indirizzo votato da alcune persone di questo Consiglio Comunale, dove si parlava della riqualificazione di via Scalazze, dell'eliminazione delle barriere architettoniche per i non udenti, poi ci fu anche un emendamento della consigliera Migliore che fu approvato, il restauro dell'Arca Santa conservata nel Duomo di San Giorgio e di nuovo se ne parla, la progettazione dello spazio di piazza Dottor Solarino, la settimana santa di Ibla di cui non se ne parla, il martirio di San Giorgio di cui non se ne parla. Queste cose le fate o non le fate che sono state deliberate dal Consiglio Comunale? Il discorso del teatro all'interno della Curia in via Roma, che era stato deliberato, perché non esiste qua? L'avete fatto, non l'avete fatto? Quella convenzione è andata avanti, fu anche presentata attraverso una conferenza stampa alla quale partecipò anche il sindaco con l'ex vescovo Urso. Perché non si trova qua? E allora io vorrei capire, perché questo non lo riesco a capire nemmeno contabilmente, no? Se io ho deliberato nel 2008, e faccio un esempio, ad esempio mi capita subito il restauro Palazzo Sortino Trono. Palazzo Sortino Trono lo trovate nel piano di spesa del 2003-2004, 2003-2004, 13 anni, 14 anni fa, deliberato, ma io vorrei capirlo, e ora di nuovo ce lo ritroviamo nel 2017, restauro Palazzo Sortino Trono, allora vorrei capire. Ma se io metto nel 2014 50.000 euro in un'opera X, poi nel 2015 mi ritrovo la stessa opera X, altri 50.000 euro. Nel 2016 la stessa opera X, 50.000 euro nel 2016. Ma io non lo capisco. Cioè, se c'erano i soldi certi, cioè significa 2014, mettiamo che io ho 4 milioni di euro di entrata. E questa X, Y, Z erano inserite all'interno dei 4 milioni. Devono essere 4 milioni in entrate, 4 milioni in uscita. Perché me la ritrovo di nuovo nel 2015, nel 2016, nel 2017? E allora, qual è? Cosa ci si è inventato? Concluda, consigliere. Sì, concludo. Ne abbiamo parecchie cose da dire. E allora, l'unica cosa potrebbero essere le cose nuove. Cos'è? L'incentivazione alle attività economiche. Ritorneremo nella seconda parte dell'intervento. Però, ripeto, al di là di tutte le enfasi propagandistiche, bisogna capire questo Consiglio Comunale perché non sono state realizzate quelle opere, e quelle opere sono non a scelta di un Consiglio Comunale che viene, quell'altro che non viene, l'altra amministrazione. Queste sono legge, sono norma, sono state approvate dai consigli comunali, delibere. Qualcuno deve spiegare perché non sono state fatte, perché non sono state realizzate. La Regione dava 4 milioni di euro, era fatto il piano di spesa. Perché ogni opera di nuovo, di volta in volta, si ripropone, malgrado fosse già inserita nel piano di spesa? Grazie, consigliere Acono. Consigliere Massari. Prego. Al di là delle provocazioni di qualcuno, alle quali non voglio nemmeno rispondere, sul bene della città, sull'opposizione, sulla maggioranza, le cose si devono condividere quando si parla opposizione, cose. Se uno le fa senza manco condividere non può manco sapere che cosa è stato fatto e dove è stato fatto. Ma al di là di questo,
entrando nel merito delle questioni, e quindi non entro manco nel merito della commissione d'inchiesta, per la quale uno bisogna chiedere alla commissione d'inchiesta e partecipare alla commissione d'inchiesta, e partecipare anche quando si fa la relazione sul lavoro svolto dalla commissione d'inchiesta, invece di essere latitante e uscire fuori. E quindi almeno si dovrebbe avere il pudore politico di stare zitti su certe cose dopo che se le fanno. Quindi, al di là del bene per la città, poi bisogna spiegare perché, quando ci sono i soldi della legge civile certi come entrate, poi non si votano quegli atti e si esce fuori, come è successo in altri anni. Ora che i soldi non ci sono, si fa il bene della città. E gli altri che dicono: ma dove sono i soldi? Che ormai è accertato, perché ripeto, è scritto nelle carte. Se c'è scritto 103 milioni di euro, e su 103 milioni di euro sono 70 milioni, lo dite voi, e non entro manco lì nel merito, ma su 103 milioni c'è scritto in questa sorta di delibera che non si comprende cosa sia se non un ordine del giorno, su 103 milioni 74 milioni spesi, e gli altri dove sono? Oltre questo, la differenza anche rispetto alle altre delibere, che dimostra che è una sorta di ordine del giorno, di un atto di indirizzo, dove si fa un elenco di ciò che non può essere modificato, perché è stato già deliberato dai consigli comunali precedenti. Deliberato significa che già per i consigli comunali precedenti dovevano essere fatte queste opere, e queste hanno priorità su tutto. I soldi si trovano e si devono trovare, perché ci sono sicuramente i soldi, non si saranno persi i soldi, e questo si accerterà, ma in ogni caso queste sono prioritarie su tutto, perché sono scelte che sono state già fatte, ripeto, e deliberate. E nella stessa vostra proposta, qua non so cosa sia, rimodulazione quota di avanzo, c'è scritto: confermare la realizzazione delle opere già deliberate, realizzazione di tutte le opere deliberate dal Consiglio Comunale nei piani di spesa sopra citati. Realizzazione di tutte le opere deliberate dai consigli comunali nei piani di spesa precedenti. Perché? Perché in questa delibera non avete inserito, guarda caso, ciò che è stato inserito ogni anno nei piani di spesa, dove si dice: si dà atto dell'attuale piano di spesa e della sua attuazione, che si realizzerà attraverso tutte queste opere. Qui non c'è scritto che si fa attuazione, si dice si prende atto di una rimodulazione, non si parla di attuazione, perché non è possibile fare attuazione senza avere somme certe. Ci saranno 2 milioni quest'anno, 3 milioni, 2 milioni, 2 milioni e mezzo, poi bisogna vedere. Anche qui, come farete, come si farà a scegliere all'interno di tutto ciò che si deve fare? È chiaro che la priorità è, ingegnere Leggio, su quello che già è stato deliberato e da anni, e queste devono essere fatte perché ci sono state altre che lo hanno già deliberato, e quindi diventa normativa da applicare, piaccia o non piaccia, quella su tutto ciò che si può ritrovare di nuovo. E su questo bisognerebbe anche discutere, altro che diversità qua tra maggioranza e opposizione, sul discorso che stiamo parlando di un qualcosa che è morto, perché la legge Suibla non esiste più, di fatto è stata eliminata la legge Suibla, e questo sarebbe tra l'altro ed è il dato più grosso, più grave di tutta questa vicenda, perché la legge Suibla è una legge importantissima, è stata una legge lungimirante. Lì ha detto bene, all'inizio sentivo il consigliere Tumoro quando parlava della paternità. Bisogna dare atto che un grande lavoro fu fatto allora dall'onorevole Di Quattro, e non solo dall'onorevole Chesseri, così come da tutto un mondo che allora fu della Chiesa locale. Ci sono le foto anche dell'allora vescovo che in quest'aula, assieme a un gruppo di intellettuali, sollecitò, stimolò e rese possibile una legge speciale e di avanguardia e lungimirante come questa. E questa legge non esiste più. Qualcuno ha anche la responsabilità politica. Consigliere Acono, non esiste più. Sì, se, ho finito, se spero conclude poi negli emendamenti di poter dire qualcosa. Ma spiegatemi anche perché non l'avete messo nella proposta e nella delibera poi che farà il Consiglio Comunale, di prendere atto e di dare attuazione a quello che c'è scritto qua. Perché non l'avete scritto rispetto a tutti gli altri piani di spesa dove c'è scritto? Grazie consigliere Acono. Consigliere Stevanato.